Oggi ho fatto un disegno per farvi capire tutto il percorso della vita. Vediamolo insieme. C'è l'assoluto. Qui noi vediamo solo un pezzo. È lo zero. In potenza, ossia è energia potenziale. Onnipotente. E Dio onnipotente è energia potenziale senza limite, indeterminata, la quale, proprio poiché indeterminata, non può essere determinata nemmeno dall'indeterminazione. E allora si determina infinitamente. E determina infinite presenze di tipo ondoso. All'interno dell'assoluto è selezionata una anima infinitesima dell'assoluto, zero, ma uno zero in potenza come lo stesso assoluto. È fatta da un'onda elettrica, cioè da un'onda magnetica, che è questa nera, e da un'onda elettrica. Tutte e due insieme sono zero, ma l'assoluto ne determina una sola, e da qui crea una fase iniziale in cui l'onda scende e arriva fino qui alla nascita. Ma arrivato a questo punto succede questo, che le due parti dell'onda, come io ora vi faccio vedere, si sovrappongono l'una all'altra, cioè arrivato a questo punto, sceso in basso, non ritorna negli antenati, ma imbocca il percorso opposto, e noi, in sostanza, oggi siamo in questa condizione che è creata in questo modo qui. Noi siamo in questa condizione intermedia, in cui, grazie al flusso magnetico nero che non si vede, noi vediamo, a partire dal punto più in basso, la nascita dell'uomo, che ha un'onda cerebrale che arriva fino al punto qui in cui, quando gli fanno l'elettroencefalogramma, è un'onda piatta. Allora che cosa succede? Che l'onda, non potendo proseguire, imbocca di nuovo il percorso che era quello iniziale. Quello iniziale, in sostanza, è l'ultimo che rimane sulla base di questa, che è la nostra vita reale. La vita reale che noi vediamo è questa. Parte dalla nascita e arriva al punto della morte. Ma lì c'è una risurrezione dall'alto, secondo proprio questa, che è la causa in base alla quale oggi noi vediamo questa. E quella che era la causa, che ci ha mostrato la vita come un effetto retroattivo,
retroattivo che la riporta in principio è una condizione che ora, grazie alla vita che abbiamo vissuto, inizia a vedere finalmente la causa, che quando è così è una causa invisibile, perché noi vediamo solo e soltanto l'onda elettrica. Quando inizia la resurrezione dall'alto, grazie all'onda elettrica, cominciamo a vedere l'onda magnetica. E che cosa succede a mano che si completano questi che sono, diciamo, le parti contrapposte? Si annichiliscono, perché entrano finalmente in un calcolo in cui sono esistite insieme tutte e due e si annullano. Poi si annulla questo, poi si annulla questo, poi si annulla questo, e tutta la vita umana, con tutti gli apparenti suoi gesti prodotti, l'uomo crede dalla potenza della natura, dalla potenza dei viventi, dal caso, da tante cose, e tutt'altro che dall'assoluto. Ma a monte della relatività generale, che è questa, esiste l'assoluto. Non è che esistono queste due per virtù propria. Esistono perché c'è un io sono, colui che sono, che le vede. Nessuno di voi deve mai dimenticare di essere l'arbitro della sua vita, interamente, da quando nasce, per lui comincia a esistere l'universo, e quando muore, per lui l'universo che ha visto non c'è più. Perché? Perché c'è un rapporto soggetto-oggetto. Quando Mosè chiese a Dio il suo nome, gli rispose: io sono colui che sono, ossia sono il soggetto. Tutto il resto è condizionato al soggetto, ma non solo in Dio, anche in ciascuno di voi, perché l'immagine e somiglianza di Dio che avete non sta in altro che nel fatto che della vostra vita voi e voi soli siete i singoli soggetti. Certo, vedete altri a immagine e somiglianza di voi, ma siete voi con la vostra visione che li fate vivere, perché a base del mondo che vedete voi ci siete voi, non c'è il mondo, ci siete voi. Quando voi sparirete, se un giorno voi spariste, ma non accadrà, sparirebbe il mondo. Vi rendete conto? Il mondo è condizionato a voi. Si fa vedere lì dove andate voi. Vi chiudete in una stanzetta? E dov'è l'universo? Si fa vedere solo nella stanzetta in cui vi siete chiesi voi, chiusi voi. Tutto quello che esiste e che non è alla conoscenza di voi esiste, ma è potenziale, è una possibilità di esistenza soggettiva a immagine e somiglianza della vostra,
ma nella vostra vita l'unico soggetto siete voi. Questa è l'immagine e somiglianza di Dio. Il vostro ruolo soggettivo e determinante della vita in base a voi che la vedete. Noi ci comportiamo come Dio, a immagine e somiglianza di Dio, perché così Dio fa nel mondo, lo crea e si tira da parte. E così facciamo anche noi, creiamo noi tutto quello che vediamo e poi diciamo: io non c'entro. E no, nella vostra visione voi e voi soli a uno siete il soggetto della vostra visione. Voi siete un'anima di Dio e quel ruolo soggettivo di un Dio che si disse: io sono colui che sono. Ora, cosa succede quando infine si è arrivati qui? Nicodemo aveva sentito da Gesù: se non rinasci dall'alto non vedi la verità. E disse a Gesù: ma quando io entro nel grembo materno, e questa è la pancia di nostra madre, dovremo nascere di nuovo? E no, non è un girone loca. Quando si è tornati qui dentro, si è in potenza tornati qui dentro. E qui dentro abbiamo una fase in cui ci basiamo proprio sulla costruzione ideale del mondo per averne il paradiso terrestre, ossia sulla base della realtà terrestre avere tutte le rivincite nello stesso modo, con la stessa sostanza con cui è la vita, che è esattamente come vi disse Shakespeare in una delle sue opere: la vita ha la stessa sostanza che hanno i sogni. Noi stiamo sognando una vita ed essa è reale, la vediamo. Ebbene, quando rientreremo nel grembo materno sogneremo a nostra volontà, avremo le necessità della vita, il Dio che desideravamo far esistere a soluzione dei nostri problemi, finalmente in potenza di determinare tutti i sogni come meglio ci aggradano. E qui sarà il paradiso terrestre, ossia legato a tutte le cose reali che stiamo vedendo in questa vita reale. Ma questo paradiso terrestre, amici, sta dentro l'onnipotenza di Dio, il quale, grazie a questo, si è fatto un infinito paradiso per tutti gli uomini che sono anime di Dio, a immagine e somiglianza di Dio, come tanti io sono colui che sono.